situazione si è creata questa notte, una chiamata in centrale operativa per una problematica del comune di Brisago, intervengono degli agenti della gendarmeria per poter proseguire nella loro azione, nella loro attività di polizia, richiedono un rinforzo e durante l'entrata, durante l'avvicinamento all'interno di questo stabile, improvvisamente una terza persona si è trovata a dover aggredire due asilanti che erano con i nostri agenti con due coltelli. A questo momento uno degli agenti della polizia cantonale ha fatto uso della sua arma da fuoco. Chiaramente subito sono stati prestati i primi soccorsi da parte degli agenti ed in seguito poi del servizio autoambulanza e malauguratamente la persona è deceduta sul posto. Allora, la situazione attuale non è ancora chiara perché chiaramente adesso si procede con la verifica della situazione stessa. Siamo stati chiamati per una problematica che non era chiara, siamo stati chiamati da dei concittadini dello Sri Lanka che tra l'altro si sono anche espressi in inglese con la centrale operativa, quindi la situazione non era chiara, i nostri agenti sono intervenuti, quando hanno capito che c'era una problematica hanno deciso di entrare e quindi di accertare che cosa c'era di non chiaro e a questo momento sono stati aggrediti insieme a questi asilanti. Possiamo escludere categoricamente che ci sia un legame a una radicalizzazione al terrorismo. Tengo però qui anche a esprimere la mia vicinanza come direttore di dipartimento alla gente coinvolta in questa situazione, oltre che evidentemente anche ai congiunti della vittima, perché dobbiamo renderci conto che l'utilizzo estremo dell'arma d'ordinanza quale ultima ratio non è un compito facile. E qui sottolineo, visto magari alcune domande qui poste, non siamo nel Far West, non vengono istruiti i nostri agenti all'utilizzo facile dell'arma da fuoco, è veramente l'ultima ratio in situazioni di pericolo e chiaramente se la gente ha valutato la situazione in questo modo io lo sostengo pubblicamente perché evidentemente ha fatto la sua valutazione per proteggere non solo se stesso ma anche le altre persone presenti da questo attacco, da questa persona che, così dicono gli indizi e le informazioni assunte fino adesso, aveva comunque due coltelli. Coltello che sapete in altre città d'Europa hanno comunque colpito anche mortalmente dei concittadini di questo continente.